Ciao a tutti, io sono Sofia e benvenuti nel nostro canale dei Me Contro Tian. Sofia, sicura di sentirti bene oggi? Ma certo, sto benissimo. Amio. Ok, è ufficiale. Il sole ti ha dato alla testa. Che cavolo ti succede oggi? Ma ti senti bene, sicuro? Ti devo sempre spiegare tutto. Sto parlando in corsivo. In corso chi? Cosa? In corsivo, la nuova lingua moderna. Ah, quanto sei antiquato, non lo conosci? Sinceramente non ho idea di cosa tu stia dicendo e come stai parlando. Io al massimo corsivo conosco la scrittura in corsivo, ma mica il parlare in corsivo. Se sei ignorante e non sai le cose, mica è colpa mia. Ignorante? Ma non sono mica ignorante. Corsivo, la lingua moderna, sta spopolando, tutti quanti parlano in corsivo e quindi anche tu devi conoscerlo. Lui, io lo so parlare perfettamente, se vuoi ti posso dare anche qualche lezione. Il corsivo? Tutti quanti parlano in corsivo? Ma perché, ragazzi, voi parlate in corsivo, cioè voi conoscete il corsivo? Io lo sto sentendo oggi per la prima volta nella mia vita. Ah, vieni qua, coccodè, andiamo in classe che ti spiego tutto. In classe? Quale classe? Scusa, Sofì, ma di che classe stai parlando? Seguimi, andremo nella classe. Ragazzi, io sono molto preoccupato. Lezione di corsivo. Benvenuto in classe, alunno. Oggi siamo alla prima lezione di corsivo. Ecco qui, devi imparare a scrivere corsivo. Beh, intanto quella non è una classe, ma è la nostra cucina, ragazzi. E io qua non ho capito neanche che devo fare. E poi c'è scritto corsivo, non corsivo. Quanta ignoranza. Comunque, ragazzi, prima della prima lezione di corsivo, noi vi ricordiamo che è uscita sul nostro canale la nostra nuova canzone. Vamos a la fiesta. Già, la nostra canzone estiva, quando Sofia ancora parlava normalmente. E la canzone ovviamente non è in corsivo, ma è la hit dell'estate per ballare e scatenarvi insieme a noi. Vamos a la fiesta. Sarebbe molto bello parlarle e cantarle in corsivo. No, ma che canta? Ma che stai dicendo? No. Si parla, ma non so se si può cantare, secondo te? Ma io che ne so se si può cantare! La cosa importante è che correte sul nostro canale musicale, Me Contro Te Music. Vedi che ti è uscito il corsivo? Hai detto music. E vabbè, ho sbagliato, mi hai fatto confondere. Stavo dicendo che qui sul nostro canale musicale c'è la nostra nuova canzone con un videoclip pazzesco che vi lascerà senza parole. Abbiamo realizzato una vera e propria festa in piscina, in questa super casa, e c'è anche il video del backstage sul nostro canale. Dovete correre a vederlo. È la canzone più bella che abbiamo mai realizzato. Mette un sacco di allegria e voglia di ballare, cantare, divertirsi e scatenarsi. Vamos a la fiesta. Sono tutto io. E anche se non c'è più il sole qui, sei più. Vamos a la fiesta. Dai, mi canti. Sinceramente la ricordavo diversa la canzone. Vamos a la fiesta. Ma come? Bravissimi. Continuare le lezioni. Ah, ma stai dicendo? Ma fare lezioni? Vuoi essere bocciato o vuoi essere promosso? Allora, io voglio essere promosso, ma non esiste neanche il corso di corsivo, la lezione lo scuola. Lo stiamo di corsivo. Proprio per fare. No. Aspetta, piano. La prima regola per parlare il corsivo è avere la bocca chiusa, i denti serrati. Non devi scandire come quando si parla normalmente la lingua italiana, ma devi chiudere la bocca come se non riuscissi ad articolare bene le parole. Quindi le labbra non devi muoverle troppo, devi tenere la bocca così, tutta chiusa, i denti serrati, capito? Fai così. Prova. Bravissimo. Lo step 1 è stato superato. Anche voi da casa, provate a dire delle parole chiudendo i denti, chiudendo la bocca. Me contro te si dice me contro te. Sofì si dice Sofì. Lui si dice lui. Tintrote. Bravissimo, ottimo. Dopodiché, la seconda regola del corsivo è che quando c'è una O alla fine delle parole bisogna aggiungere una E. E questo suono è così. Ma che suono è? No, è una E con la bocca chiusa. Capito? Quindi se tu devi dire per dire coso, dici coso.
Se devi dire corsivo, dici corsivio. Sofì, io capisco che è un linguaggio moderno e che tu sei l'insegnante, a quanto pare, di questa lingua. Con gli occhiali, che da quando li hai messi sei ancora più pazza. Sì, sono l'insegnante. Ma non ne capisco l'utilità. Ma che serve? Cioè, ma uno va perché dovrebbe parlare così? Cioè, non capisco, ma già parliamo normalmente. Riusciamo ad esprimerci, riusciamo a comunicare tra due persone. Prendi una persona e un'altra. Parlano, si capiscono perché scandiscono. Se due persone invece ma non capisci niente. Intanto ti devo fare i miei complimenti perché sei fatto bravissimo. In questo discorso hai messo qualche parola in corsivo che era proprio perfetta. Ma l'ho sbagliato, non volevo parlare in corsivo. Perfetta. E poi, come hai imparato la lingua inglese, come si impara la lingua spagnola o altre lingue, devi imparare anche la lingua corsivo. È una lingua, lui. È come quando parlavi in farfallese. Sai parlare in farfallese? E in farfa che? Cosa fa? Ho detto cosa? Cosa fa? Ma tu fu se fe i fi un in fi no fo rafa tefe. Allora intanto il te finta fonda facci sei tu e non ci sono io, perché non capisco cosa mi stai dicendo, ma sicuro sarà un insulto di qualche tipo. Ti ho detto che sei un ignorante, che non conosci le lingue. Ma che lingue sono il corsivo e il farfallese? Ma non sono vere lingue. Lui, proviamo a ripetere qualche parola in corsivo, dai. Magari c'è una speranza anche per te. Eccomi, sono pronto per la lezione. Io andrò a scrivere delle parole e tu dovrai provare a dirle in corsivo. Vediamo cosa ne verrà fuori. Tu nella maglia hai la doppia V di viva. Come si dirà viva? Viva. Tipo, viva in me contro te. Viva in me contro te. Viva in me contro te. Vabbè, lui, questa parola era un po' più difficile. Partiamo dalle basi. Le basi? Ma ci sono pure le basi? E quali sarebbero le basi? Sono proprio curioso, voglio sapere quali sono le basi di questa lingua. Tutto parte da questa parola. Amo? Amo, come amore. Come diresti amo? Amo. Io ti amo, perfetto. Ma no, ma non è questa la parola. Come se tu dovessi chiamare me amo. Mi devi chiamare tipo amo? Devi dire che ok. Allora, amo. Amo, vieni qua. Sbagliatissimo, lui. Ti avevo detto che la prima regola è serrare i denti. La seconda regola è aggiungere la E, quindi amio. Amio, bravissimo. Amio. Un po' più nasale, più amio. Come se questo suono dovesse rimbombare in un vortice che fa così in avanti. Quindi tu devi fare, parti dal basso, arrivi più in alto, eh. Amio. Amio. Sei bravissimo, sai quanto ti metto? 10. Ma dove hai messo? È la mano che hai scritto. 10. Che 10? Ma oh, va bene, grazie. Incredibile. Amio. Quindi abbiamo finito con questa lezione? Dobbiamo andare alla seconda. Faccio una seconda lezione. La seconda parola. Alunno. Alunno, ma che parola è alunno? Ma chi è che dice alunno? Io lo dico alunno perché io sono l'insegnante, la maestra, regina e tu sei l'alunno. Ok, va bene, sono l'alunno. Anche in questo caso, come diresti in corsivo la parola alunno? Alunno. Ci sei quasi? Allora, primo step del destretto c'è. Però ti ricordo che bisogna aggiungere che è le. E bisogna fare il suono Ok, quindi dovrebbe essere alunno. Bravissimo, alunno. Lo facciamo insieme, 1, 2, 3. Alunno. Sei bravissimo. Prossimo step adesso ci sarà quella di imparare una poesia in corsivo. Quindi la nebbia irti i colli, piovigginando sale, come diventa? Io ne so. Vai lui. La nebbia irti i colli, piovigginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Vai. Ma
Fatti che sei bravissima, cioè io neanche mi ricordo la poesia, come faccio a parlarla in corsivo? Dai, dai, che sei bravo, se superi questo, allora, hai il diploma di corsivo. La nubla, la nubla, io ti voglio. Intanto devi stare fermo perché comunque il corsivo è una lingua seria, non devi prenderlo a ridere, quindi non va bene che tu ridi. Il corsivo è una lingua seria? Io ti vedo che tu stai ridendo. Vabbè, non devi prendere in giro. Occhio, non prendi in giro. Vai, quindi, la nebbia agli urticolli. La nebbia agli urticolli. No. Ma come no? Ma è perfetto, hai detto pure dove metterla io la O, la io no. La nebbia agli urticolli. La nebbia agli urticolli. Piovigginando sale. Piovigginando sale. E sotto il maestrale. Sotto il maestrale. Maestralio. Maestralio. Urla e biancheggia il mar. Urla e biancheggia il mar. In questo momento sta avvenendo questo video, ma neanche per la brutta figura, cioè, ma come si fa a parlare in corsivo? Sarebbe fiera di te, perché potrebbe dire, oltre a quella lingua italiana, lui conosce anche il corsivo. Quindi lui, io ti consegno il diploma di corsivo. Sei bravissimo. Aspetta che lo vado a prendere. Esiste anche un diploma di corsivo. Ma dove è andata? È andata a prendere veramente un diploma di corsivo? Voi, mi raccomando, non parlate in corsivo, perché è la lingua dei pazzi, cioè, se parli così, ma... sembri un pazzo, quindi non parliamo in corsivo. Anche se Sofia adesso parla così, se siete la maestra del corsivo, siamo rovinati. Diploma di corsivo. E questo sarebbe il diploma? Sei stato proprio molto bravo, lui. Ok, va bene. Grazie mille. Il diploma sarà fiero di te. Però adesso potremmo smettere di parlare così? Va bene, anche perché devo dire che dopo un po' avrò un po' di mal di testa. Quindi io non sono più un insegnante e adesso parlo in italiano e basta. Ma comunque ragazzi, speriamo che oggi di essere riusciti a farmi un sorriso. Mi raccomando, correte sul nostro canale musicale per ascoltare la nostra nuova canzone. Vamos alla fiesta. Pa-pa-pa-pa-ra-ra. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao, ciao.